del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Si canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto. Scorreranno torrenti nella steppa, ci sarà una strada appianata e la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Su di essa ritorneranno i scattati dal Signore e verranno da Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno la tristezza e il pianto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Esaltiamo insieme il nome del Signore. Esaltiamo insieme il nome del Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino. Esaltiamo insieme il nome del Signore. Celebrate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Esaltiamo insieme il nome del Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Esaltiamo insieme il nome del Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Esaltiamo insieme il nome del Signore. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Esaltiamo insieme il nome del Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze, dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa. La carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse. Non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo. Rivelato i misteri del regno dei cieli. Lode a te, o Cristo, eterna gloria. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria.
sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Lode a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Anzitutto il mio affettuoso saluto e augurio di ogni benedizione nel Signore per voi, miei cari, che partecipate a questa divina liturgia e che oggi in maniera solenne, ecco, celebriamo nel devoto ricordo di San Francesco di Paola, patrono della nostra terra di Sicilia, della Calabria, ma anche, ecco, potremmo dire di tutti quei luoghi dove lui è passato per portare, ecco, quel segno tangibile dell'amorevolezza di Dio che si manifesta proprio con i prodigi, i miracoli che accompagnano una predicazione silenziosa. E, sapete, San Francesco ha veramente vissuto la sua esperienza spirituale così amplificandola a tal punto che dove passava la sua predicazione silenziosa, un uomo di poche parole, ma di grande azione nello spirito, ecco, è uno dei sette santi taumaturghi che la Chiesa chiede, ecco, per la quale la Chiesa chiede l'intercessione per la guarigione, la liberazione, per il dono dei miracoli. Beh, San Francesco nasce, ecco, sette secoli fa, e in questo suo vivere la sua vita in maniera straordinaria, sei secoli fa, 600 anni fa, intorno agli inizi del 1400, lui, ecco, nasce come dono di grazia a Giacomo e a Bienna, che erano i suoi genitori, e tra l'altro Giacomo era di Barcellona, di Pozzo di Gotto, anzi per l'esattezza, quindi della nostra provincia di Sicilia, e Vienna invece era nella zona di Cosenza, e nasce dopo 14 anni di matrimonio perché questi sposi non avevano il dono della maternità e della paternità. E fanno un voto a San Francesco d'Assisi, di cui erano molto devoti. E circa 200 anni prima l'esperienza di San Francesco aveva caratterizzato e dato un segno forte, San Francesco d'Assisi, all'Italia, e loro erano molto devoti. Fanno un voto che
qualora fosse nato un figlio, l'avrebbero chiamato col nome di Francesco. E così avviene, ma anche dopo la nascita, ecco, il bambino, per un ascesso agli occhi, rischia di rimanere cieco. Sicché fanno un altro voto, promettono di vestire per un anno questo fanciullo quando avrà l'uso della ragione e di farlo vivere secondo l'esperienza della religiosa, l'esperienza religiosa della regola di San Francesco d'Assisi. E lo portano a San Marco Argentano, dove il giovane Francesco di Paola sarà ospite in quel convento per un anno. Lui appena adolescente, quattordicenne, ecco, vive questa esperienza, ma la vive in maniera un po' più straordinaria rispetto ai frati che vivevano in quel convento. E dopo un anno capisce che non è quella la sua vita. È sempre accompagnato dalla famiglia, vedete la bellezza dell'essere accompagnati dalla famiglia. Tutta la vita di San Francesco di Paola viene accompagnata la vita di San Francesco dalla presenza di Giacomo, suo padre, e di Vienna, sua mamma. Ecco, della famiglia anche nella scelta, nella vita religiosa dei figli è importantissima. E insieme ai genitori fanno un grande pellegrinaggio. Partono proprio dalla Calabria, arrivano a Roma e poi si muovono alla volta di Assisi e si fermano anche a Monteluco. E lì dove c'è l'eremo, dove San Francesco, ecco, vive l'esperienza dell'eremitaggio, ritorna a casa con grande entusiasmo, scegliendo la vita dell'eremitaggio. E lui stesso viene aiutato dai genitori a costruire, un po' lontano dal centro di Paola, dalla cittadina di Paola in provincia di Cosenza, in una proprietà del padre, attraversata dal fiume Isca, costruisce un piccolo eremo, un luogo dove poter vivere la sua vita spirituale. Un eremo piccolissimo, tra l'altro lui sceglie di dormire sulla nuda terra, mentre negli altri eremi si dormiva sulle tavole. Lui fa una vita eremitica straordinaria e una vita di penitenza totale, assoluta, ha appena 16 anni. Eppure i genitori, ecco, lo accompagnano, lo aiutano a costruire a lui stesso l'eremo, lo aiutano ad edificare questo piccolo riparo per lui e anche per i primi tre monaci, i primi tre eremiti che con lui vogliono condividere questa vita. E lui si ritira in una piccola grotta, anzitutto fa un periodo di quasi 5 anni di eremitaggio assoluto, e mangiando semplicemente legumi e erbe selvatiche, una vita di grande penitenza, di assoluto rigore. E lui sceglie proprio questa strada come via di santificazione. E poi mentre ha la visione di quello che deve essere il suo progetto, inizia a stabilire anche il luogo della chiesa che voleva edificare. Inizia a edificare una piccola chiesa, e proprio mentre sta edificando questa piccola chiesa, che è una figura misteriosa che poi comprenderà San Francesco d'Assisi, che gli viene in visione e anzi fisicamente si fa vedere, e gli dice di allargare questi limiti, questi confini della chiesa, e dice: senti,
Tu stai facendo qualcosa per la grandezza di Dio, per la maestosità di Dio. Falla più grande. Ma Francesco di Paola dice, ma io ho poche risorse, come devo fare? E tu dici, fidati della provvidenza. Fa fare questi confini più grandi, poi questo frate scompare, era San Francesco d'Assisi, che gli era venuto in apparizione, e proprio di lì a qualche giorno un conte, un barone, verrà e farà una cospicua donazione per costruire questa chiesa in maniera grande. E lì iniziano tanti miracoli, iniziano numerosissimi miracoli. E questi miracoli sono caratterizzati proprio dalla costruzione di questo luogo di santità che ancora esiste. A Paola, quanti sono stati al santuario, sperimentano, respirano all'interno proprio della natura stessa la bellezza di un luogo che durante l'edificazione ha visto veramente il manifestarsi della grandezza dei miracoli di San Francesco. E quando si arriva al santuario di Paola si vede già una colonna votiva che San Francesco rende leggerissima e viene portata solo da un uomo, una colonna di pietra che se la carica sulle spalle dal paese giunge fino al santuario portandola da sola in maniera molto leggera. Ancora stanno crollando due grosse rocche. Dalla montagna si staccano delle pietre e San Francesco alza la mano e le ferma. E dice, fermo. E ancora sono lì quelle due grandi rocce che rischiavano di rovinare sul convento, di distruggere tutto, e sono state fermate dalla potenza miracolosa di questo santo uomo di preghiera. Quando noi preghiamo e ci accordiamo nel cuore, nella mente, nella volontà al Signore, avvengono miracoli, prodigi straordinari, e qualunque cosa noi diciamo, dichiariamo, ecco, il Signore la compie con grande fermezza. Ancora, gli operai erano, durante il periodo estivo che stavano lavorando, si lamentavano col frate che dovevano andare a prendere l'acqua al fiume che distava un centinaio di metri, anzi dovevano fare una strada, in linea d'aria erano 100 metri, ma dovevano fare circa un chilometro per andare a prendere l'acqua. E San Francesco di Paola prende il bastone, batte per tre volte sulla roccia e nasce una sorgente naturale. Che ancora c'è la fonte della Cucchiarella, dove ecco, è possibile ancora bere quell'acqua che sgorga dalla roccia. E lì c'è la trota Antonella che viene rianimata, ma miracoli straordinari. Pensate, lì c'è una fornace, la famosa calcara, dove si bruciava la calce per la costruzione dell'edificio e stava crollando il tetto della fornace e Francesco entra e ripara il tetto con il fuoco acceso all'interno della fornace. Lui compie questo straordinario miracolo. E ancora San Francesco aveva un piccolo agnellino, Martinello, che lascia lì nella zona del santuario per andare a sbrigare una commissione. E gli operai affamati mangeranno Martinello, il piccolo agnellino, e poi butteranno le ossa, la pelle all'interno della calcara per bruciarlo, per cancellare anche quello che poteva essere quelle che potevano essere le prove del loro misfatto. E quando torna Francesco domanda dov'è l'agnellino, e quelli iniziano a mentire, iniziano poi confessano la loro miseria, e San Francesco si avvicina alla fornace, chiama Martinello e viene
risuscitato questo agnellino, Martinello esce dalla fornace. Ma come, se l'erano mangiato? E gli operai stessi che avevano visto la pelle e le ossa, gli scarti di quell'agnellino, vedranno invece quell'agnellino ritornare in vita per il grande amore che aveva San Francesco anche verso tutto il creato. Bene, San Francesco conclude un po' quelle che sono le costruzioni, la fase costruttiva del suo eremo, della chiesa piccolina, meravigliosa, e poi cosa avviene? Che desta grande attenzione anche da parte delle persone che ruotavano attorno all'eremo e anche parte del papato, sicché il papa manda un suo cardinale, un prelato, lo manda per verificare se è vero o non è vero che questo è un uomo di Dio, e anche perché viveva una vita di straordinaria penitenza, di continua quaresima. E quando arriva, si chiamava Baltasar, questo prelato, dice a Francesco che era impossibile vivere una vita di penitenza in quel modo, senza mangiare né carne, né uova, né latte, né derivati dalla carne, solamente una vita fatta, oggi noi diremmo, di alimentazione vegana. Ecco, i vegani non sono coloro che scelgono un'alimentazione, ma lui dice no, questo è possibile, perché chi è animato dalla potenza dell'amore di Dio può fare tutto. E allora faceva freddo e San Francesco di Paola, per far riscaldare il prelato, il Monsignor Baltasar, prende dei carboni ardenti con le sue mani, glieli avvicina e dice: bene, riscaldatevi, dico, perché siete un po' intirizzito dal freddo. E lui rimane scioccato, perché sulle mani di San Francesco di Paola si posavano i carboni ardenti senza averne alcun danno. E lui si inginocchia, dice: no, dice, come voi anziano? Gli rivela anche da quanti anni era sacerdote, dice, e poi vi inginocchiate davanti a me, che sono un umile fraticello, un umile eremita, e non sono neanche stato ordinato prete, non sono degno di essere sacerdote, voi invece siete ministro di Dio. E questo prelato tornerà a Roma, parlerà al Papa Sisto IV, il quale approverà l'ordine che tra l'altro qualche anno prima dal Vescovo di Cosenza aveva avuto l'approvazione, assoggettandolo direttamente alla Santa Sede, l'ordine dei Minimi. E poi alla fine, ecco, lui chiederà al Papa di ritornare in Sicilia per far parte anche lui dell'ordine dei Minimi. Riceve la dispensa proprio dal Romano Pontefice per poter aderire all'ordine dei Minimi, e ritornerà e si farà monaco eremita anche lui. Straordinario tutto questo. Il Papa Sisto IV approverà la regola. E anche Ferrante di Aragona, che sente parlare di questo santo taumaturgo, decide di accogliere l'ordine e di proteggerlo, di farsi protettore dell'ordine. E da questa data in poi San Francesco lascerà più volte l'eremo di Paola per fondare altri eremi, perché molti venivano a trovare il santo a Paola, ma molti chiedevano invece di essere visitati e di fondare dei conventi, dei monasteri, degli eremi, dei romitori nelle loro diocesi, nelle loro... si muoverà anche a Milazzo, prodigiosissimo,
La traversata dello stretto, prodigiosissima questa traversata, l'attraversamento dello stretto, arrivato proprio sulla sponda calabra, vicino Scilla, Catona, ecco la zona di Villa San Giovanni, chiede di essere accompagnato dall'altro lato a dei marinai, a dei pescatori, ma questo chiede il denaro. E lui dice: io non ho denaro, sono un monaco, sono un eremita, non ho soldi, fatelo per carità, fatemi attraversare. E quello gli oppone un netto rifiuto. Il santo si mette a pregare e dopodiché stende il suo mantello sulle acque, col bastone fa a mo' di vela questo mantello, e supererà anche nella navigazione il natante che gli aveva rifiutato il passaggio, e giungerà dall'altro lato, arriverà a Milazzo, fonderà uno dei più bei conventi che troviamo anche in Sicilia, dedicato proprio a San Francesco di Paola. Anzi, vi invito a visitarlo, un luogo di grande benedizione, di grande grazia. Ecco, e poi continuerà il suo andare per compiere gesti e di carità, di amorevolezza, ma anche di testimonianza di quella vita austera che un credente deve sempre fare, sempre nella preghiera, nella continua continenza, obbedienza, distacco dalle cose terrene, ma anche nella continua penitenza, questa vita sempre penitente. Bene, arriverà fino alla corte di Fernante di Aragona, dove ecco il re si stupirà. Ci sono dei pesci che gli vengono serviti, lui li rianima, li fa rivivere, e poi gli viene dato un vassoio di monete, e lui prende una moneta, la spezza dinanzi al re e fa vedere il sangue che grondava dalle monete, e dice: io non posso prendere queste monete, questi sono il sangue dei suoi sudditi, o re, lei deve essere un re giusto, deve essere un re che deve amare i suoi sudditi, non deve succhiare il sangue dai suoi sudditi. Il re immediatamente destina un luogo perché si possa edificare un romitorio per i frati del Santo Paolano, e proprio dove c'è la piazza del Plebiscito a Napoli, lì verrà edificata una meravigliosa basilica che ancora oggi è possibile vedere. È grandissima la devozione dei napoletani, ma anche di tutto il regno di Napoli e delle due Sicilie, al Santo Paolano, che lo dichiara, lo proclama patrono, patrono di questa terra amata, benedetta da Dio, dalla presenza di San Francesco di Paola. Andrà anche a Roma. Perché andrà a Roma? Mi spiego. Uno dei re più potenti di Europa di quel tempo fu Luigi XI, nipote del re Luigi IX, del santo re Luigi IX di Francia. E Luigi XI, ecco, cadde infermo, cadde, o meglio, si ammalò, e chiedeva la guarigione. Sentendo parlare di questo santo taumaturgo, lo chiamò perché voleva essere guarito, e gli mandò ben due lettere, due emissari, con una lettera promettendo grandi risarcimenti al santo. Il santo rifiutò per ben due volte l'invito. Anche Ferrante di Aragona gli mandò a dire che voleva che lui andasse a visitare e a guarire il re francese Luigi XI. Ma questo non avvenne, perché anche il re oppose rifiuto. Però il re di Napoli disse al re di Francia: chiedi al Papa, chiedi a Sisto IV,
E lui glielo dirà e al Papa non opporrà rifiuto. E così avvenne. Il Santo Paolano viene convocato dal Papa e lui lascerà la Calabria, anzi arriverà su un monte altissimo lì in Calabria, si volgerà indietro e piangendo benedirà la sua terra che sa di non rivedere più, quella terra che ha amato, la terra di Calabria, si vede la terra di Sicilia da quel punto, e si vedeva il fino al Golfo di Otranto, e lui benedice tutta quella zona dicendo ecco che avrebbe dato sempre la sua protezione a questa terra che ha amato, dove il Signore gli aveva dato la grazia, la fortuna, la benedizione di nascere, e lui è benedizione continua per questa terra, anche per noi. E giunge dal re, rifiuta il denaro, giunge là a Roma. A Roma sarà ospite per ben 7 giorni del Papa, il quale, il Papa Sisto IV, vuole ordinarlo sacerdote. Lui si getta ai piedi e dice: io non ne sono degno, santità, mi lasci povero monaco eremita, io non sono degno di essere sacerdote di Cristo, io sono un povero peccatore che è nato per fare penitenza. E il Papa commosso lo abbraccia, lo congeda e lo manda dal re di Francia, Luigi XI. E quando sta per arrivare a Tours, dove nel castello lo aspettava il re, lui invece fa una digressione, passa da Fréjus. Perché passa da Fréjus? Perché sa che lì c'è la peste e si ferma nel palazzo del Capitolo per ricevere, accogliere e benedire tutti quelli che avevano il desiderio di essere benedetti, sostenuti, incoraggiati durante il periodo della pestilenza. Anzi, quando lui giunge nella cittadina e vede la cattedrale chiusa, un po' come in questo momento per noi le chiese chiuse, non si potevano officiare riti, non ci potevano essere assembramenti, e vede una donna e dice: come mai questa rovina? Che succede? Siamo alla fine del 1480, dice: che cosa succede? E dice: Santo Padre, Padre Santo, solamente voi non sapete che qui c'è la peste, la metà delle persone sono morte, l'altra metà parte giacciono infermi in casa e circa il 20%, 20 su 100, sono scappati nelle campagne. E lui dice: io sono venuto per aiutarvi, e fateli venire da me che saranno guarite tutte le persone che avranno avuto fede di venire. E così avviene. E si avvicineranno tante persone, verranno tutte guarite, e anche quelli che erano nelle campagne ritornano, la peste viene sconfitta e il popolo di Fréjus costruirà un romitorio e soprattutto una chiesa dedicata a Santa Maria della Pietà, che è ancora lì e che testimonia il grande affetto verso San Francesco di Paola per questo grande gesto di amorevolezza, di carità. Giunto dal re Luigi XI, però il santo Francesco di Paola dice subito al re che non è volontà di Dio che lui guarisca, ma che era venuto ad accompagnarlo perché potesse entrare pacificamente nella beata eternità. Starà qualche mese e di lì a poco il re morirà. Gli storici del tempo dicono che non hanno mai visto morire nessuno in quel modo sereno, pacifico, serafico, e come morì il re Luigi XI. Un momento straordinario di grazia. San Francesco rimarrà lì a Tours e rimarrà con
oltre 23-24 anni rimarrà a Tours e lì continuerà la sua missione. Sceglie di fare l'eremita lì, di non tornare nella sua amata terra di Calabria. Tantissimi miracoli che ancora si raccontano e la via dei miracoli che trovate anche andando a Paola, visitando quel luogo di grazia straordinario dove Dio non ha mai mancato di far affiorare ecco, miracoli e benedizioni. Diceva tanti detti meravigliosi su San Francesco di Paola, tra l'altro devotissimo alla Madonna. Chiedete qualunque cosa alla Madonna, diceva, abbiatene certezza perché lei vi otterrà ogni cosa. E quando dovevano parlare con lui, quando si avvicinavano e dicevano Ave Maria, lui subito distoglieva l'attenzione dalla sua meditazione, da qualsiasi cosa, proprio per ascoltare. Quello era la chiave, la devozione alla Madonna, il rosario, ma straordinario, un santo eccezionale, San Francesco di Paola. Bene, diceva questo: senza penitenza non ci può essere, non si possono avere grazie, senza penitenza non si possono ottenere favori celesti dal Signore. Anche noi, fratelli carissimi, ecco, questo è un periodo di grande penitenza, di grande sofferenza, una quaresima un po' particolare stiamo vivendo quest'anno. Fratelli amati, noi dobbiamo essere grati al Signore, perché questa penitenza ci avvicina di più al Signore. Ci sono alcuni che magari, ecco, vivranno questo periodo ricordandoselo malamente, ma ci sono quelli che magari potranno in questo periodo avvicinarsi di più al Signore, e questo deve essere per noi. Avviciniamoci al Signore. Vedete, la Quaresima è un tempo di penitenza. San Francesco di Paola chiese ai suoi frati, soprattutto in punto di morte, di fare un quarto voto: povertà, castità, obbedienza, e il quarto voto, la vita di penitenza, sempre, di vivere la vita quaresimale. E noi dobbiamo chiedere al Signore la grazia di poter vivere la nostra vita facendo sempre penitenza. Cosa significa fare penitenza? Quello che ci diceva oggi il Vangelo: venite a me, voi tutti affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Essere nelle mani di Dio. Ecco l'eremita, ecco colui che sta cuore a cuore con il Signore. Imparate da me che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Ecco, Gesù ci insegna che anche quando siamo in isolamento, come in questo periodo, noi non siamo soli. Anzi, siamo cuore a cuore con il Signore. Ecco, abbiamo parlato di questo grande santo, di tanti personaggi, Sisto IV, tra l'altro, Sisto IV importante perché fermò l'avanzata dell'impero ottomano, dei turchi, nella zona di Taranto. Morirono tantissime persone nell'agosto, in quell'agosto particolare, dove vennero uccisi i martiri di Otranto. E abbiamo parlato di Ferrante di Aragona, e abbiamo parlato di Luigi XI. Anzi, a proposito di Luigi, una preghiera speciale per il cognato di zio Fortunato, che proprio ieri è tornato alla casa del padre, lo ricordiamo in questa celebrazione, e preghiamo per tutti voi carissimi amici che vi unite spiritualmente cuore a cuore a questa Eucaristia. Vedo tanti confratelli sacerdoti che si uniscono, le sorelline Agata, Ina, Eleonora, Santina Tarina, Maria Rosa, una benedizione per te e per tuo figlio sacerdote Don Gianandrea, a cui va il nostro affetto, la nostra benevolenza, e il nostro compaesano, ed è un pezzo del nostro cuore che è sempre presente nelle nostre preghiere ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ma soprattutto quando nella recita del Rosario preghiamo, oltre che per il Papa, per il Vescovo,
per il nostro compaesano Don Gianandrea, ecco, Concetta da Rimini a Roccafiorita, Concetta di un'altra Concetta, un po' tutti siete qui, zio Fortunato sei anche tu qui presente, preghiamo per l'anima benedetta di Luigi, tuo cognato, bene, gli amici di Barcellona, Gianni, Enza, preghiamo per la tua salute, il nostro Emanuele, il super segretario qui che ci aggiorna sempre nelle varie attività che facciamo nella parrocchia, grazie per l'impegno di ciascuno di voi, Piuccio che qui mi collabora, un po' tutti, ci siamo tutti nel cuore di Gesù, anche quelli che si uniranno dopo, perché questo magari è un orario non molto consono a tante attività, però ecco, è un orario straordinario, speciale. Ecco, non ci sono altri confratelli magari che celebrano l'Eucaristia, abbiamo scelto questo orario anche per dare l'opportunità poi a chi volesse seguire le attività della nostra diocesi alle ore 18 il pomeriggio, 18:30 scusate, il pomeriggio dal monastero di Montevergine, il nostro arcivescovo, il vescovo ausiliare, Monsignor Cesare, si alternano per la celebrazione dell'Eucaristia e quindi preghiamo insieme in comunione tutta la Chiesa. Ecco, benedizioni per ciascuno di voi, fratelli amati, secondo le vostre intenzioni, secondo quelle che sono anche le vostre preghiere, ecco, ci mettiamo in accordo con il Signore. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio, né il Figlio se non il Padre, colui al quale voglia rivelarlo. Ecco, Gesù ci rivela l'amore del Padre. Un solo particolare, visto che ho messo ecco, la casula in onore di San Francesco di Paola, ecco, questo è un emblema, un segno, che uno scudo dorato, meraviglioso, questo sole con la scritta Caritas, che San Francesco di Paola ricevette dall'arcangelo San Michele. In una estasi, ecco, vide questo emblema e San Michele Arcangelo disse: questo è il segno per il tuo ordine. Ecco, questo scudo dorato meraviglioso, il sole meraviglioso con la scritta Caritas. Tutto passa, la fede, la speranza passano, perché la fede, quando vedremo Dio, ecco, abbiamo realizzato la speranza, siamo giunti al traguardo, la carità rimane, perché Dio è amore. Ecco, benedizioni per ciascuno di voi, cos'è anche per te, Venera, Cettina, beh, tutti quelli che vi siete uniti, vi state unendo, che il Signore vi benedica, Antonella, anche per te, ecco, per tutte le persone care che in questo momento si uniscono per chiedere al Signore benedizione su benedizione. Confidiamo in Gesù, ecco, e affidiamoci alla sua misericordia, alla sua benevolenza. Anche ad Aldo e a mia sorella Giusi, ecco, benedizioni per voi. Aldo, in modo per te, in modo particolare per te, che sei medico, che stai a contatto con tante persone, che il Signore benedica, tuteli il tuo servizio come medico, come dottore, ecco, che il Signore stenda una particolare protezione e benedizione per quanti si mettono a servizio proprio della salute fisica, spirituale e anche per i sacerdoti che si adoperano proprio per il bene e l'equilibrio spirituale delle tante anime che si uniscono alla preghiera. Bene, continuiamo la Santa Eucaristia e commettiamo tutte le vostre intenzioni, fratelli amati, e che la benedizione del Santo Taumaturgo San Francesco di Paola, che oggi ricordiamo, ecco, possa ancora oggi confermare gli effetti della benevolenza di Dio che attraverso i suoi santi, ecco, ascolta quelle preghiere. Dio ascolta la preghiera dei giusti, Dio ascolta la preghiera di quanti si affidano ai giusti, Dio ascolta, ecco, l'intercessione dei giusti che pregano per quanti si raccomandano alle loro intenzioni, e noi ci raccomandiamo all'intercessione di San Francesco. Buona e santa celebrazione, ancora continuiamo con la liturgia eucaristica. E
professiamo insieme la nostra fede